il signore. Abbiamo, grazie. Io mi ricollego ovviamente a quanto detto da Susanna, ma anche dall'assessore da Melania, e confermando che effettivamente noi ci troviamo di fronte a un cambiamento dei bisogni di salute della popolazione, ma un cambiamento che ha molte sfaccettature, cioè l'invecchiamento, le malattie croniche degenerative, la disabilità, ma anche vecchie nuove fragilità, parlo delle dipendenze, disturbi mentali, problemi collegati all'immigrazione. Stanno presentando sempre di più associate a situazioni di marginalità sociale che implicano percorsi di forte integrazione tra interventi del sistema psicologico, sociale, ma anche percorsi di assistenza, percorsi di cura e riabilitativi in stesso stretto. Ovviamente per poter offrire dei servizi di nuova generazione noi dobbiamo organizzarli in base a alcuni principi che sono alla base di modelli comunemente consolidati, ma anche a principi che sono stati ben declinati nel testo di riforma. Rapporto alcuni, il coinvolgimento dei pazienti, dei familiari e del proprio ambiente nei percorsi di cura, dei progetti di domicilialità anche innovativa, con l'obiettivo di diminuire le istituzionalizzazioni di minori, anziani, eccetera. Tutti comunque principi che stanno alla base dell'intervento professionale proprio dell'assistente sociale, che si sente direttamente coinvolta e responsabile nell'offrire percorsi di qualità in questo campo. Finora comunque la nostra professione ha lavorato tenendo presente queste linee di indirizzo, ma potendo offrire dei progetti sociali purtroppo piuttosto portalizzati all'interno del sistema sanitario, in quanto noi siamo inseriti in singoli servizi costruiti intorno a singole patologie. E quindi le progettazioni sono sempre state piuttosto frammentarie, con sdoppiamenti di coinvolgimento di partner esterni anche su aree tematiche comuni. Noi vediamo una possibilità importante di superamento di questo limite proprio dalla creazione dei servizi della professione che questa riforma ha voluto dare, e che dove sono stati già fatti, credo solo nell'azienda 3 in questo momento, sono stati istituiti, e questo ci ha permesso di vedere che sono degli spazi importanti che ci permettono di valutare in maniera trasversale le problematiche sociali che hanno un'incidenza sullo stato di salute dei cittadini. E ci permettono di ipotizzare progetti innovativi e ci permettono anche di poter negoziare con il territorio. Questo è uno spazio, ma i luoghi dove possiamo realizzare questo tipo di progettazione sono sicuramente il coordinamento sociosanitario, che è il luogo di eccellenza per la definizione di progetti condivisi con la comunità, e comunque la direzione sanitaria, dove noi ci incontriamo e ci interfacciamo con gli altri servizi delle professioni sanitarie, che hanno delle competenze importanti che vanno intersecate con le nostre. E chiaramente lavorare in questo modo significa offrire dei servizi di qualità integrati, significa in certi settori rivoluzionare proprio il sistema organizzativo, in altri dove questi ci sono implementare comunque delle attività che finora hanno avuto un peso relativo all'interno delle aziende sanitarie, e perché i servizi
sociosanitari comunque integrati hanno una serie di fragilità che provengono da vari elementi. Uno, noi abbiamo dei servizi, il sistema socioassistenziale, anche quello sanitario, in continua trasformazione. Anche oggi noi ci vediamo, abbiamo appena, stiamo lavorando sulla riforma sanitaria, c'è una riforma degli enti locali che avrà una ricaduta sugli ambiti socioassistenziali. L'altro aspetto importante è che non ci sono ancora i LIVEAS, quindi una difficoltà a declinare quali sono le prestazioni socioassistenziali che deve erogare. Altro elemento significativo è il poter definire cos'è qualità nell'ambito socioassistenziale, in quanto poche sono le evidenze consolidate in questo campo, pochi gli studi scientifici che si sono realizzati prevalentemente all'interno degli ospedali e rivolte alle malattie acute, molto meno all'interno dei servizi socioassistenziali, perché molto più complessi, con elementi poco valutabili in apparenza. Ma credo che il monitoraggio e la valutazione dei servizi socioassistenziali e sociosanitari sia indispensabile. E in questo dovremo, secondo me, rivedere anche tutti i nostri sistemi di raccolta dati, che sono comunque anche dei servizi territoriali basati sulle prestazioni, cioè dei punti molto adeguati in ambito ospedaliero clinico, ma poco adeguati a rilevare i percorsi assistenziali, che sono di fatto delle linee, e non tutti gli interventi rivolti al paziente è poco raccoglibile, e solo con questo tipo di valutazione noi potremo capire se i nostri interventi hanno un livello di qualità. Comunque noi abbiamo dei modelli di riferimento nell'ambito dell'integrazione sociosanitaria che ci dicono che ci sono delle aree importanti su cui noi dobbiamo puntare e dobbiamo realizzare degli obiettivi significativi. Riporto in particolare due dove ci vediamo particolarmente coinvolti, che è quello del coinvolgimento del paziente e delle sue caregiver nei percorsi di cura, e qui vanno pensati molto bene, come diceva Susanna, quali saranno le reti di professionisti che si collegheranno con la medicina generale, con l'FT, perché saranno in questi contesti che noi potremo come professionisti dare competenze, nostre competenze ai pazienti, nostre competenze ai caregiver, e anche costruire delle reti di supporto di tipo comunitario, vicinato curante, la comunità curante, che possa aiutare in questo tipo di percorsi. L'altro elemento importante è il rinforzo dell'azione comunitaria, e questo lo si fa attraverso una serie di percorsi che noi conosciamo, quello della definizione dei profili di salute e profili di comunità, che ora noi abbiamo visto realizzare all'interno dei piani di zona, dove purtroppo però la presenza degli operatori sanitari è sempre stata piuttosto ridotta, e raramente in questi contesti sono stati presentati dei dati epidemiologici di tipo sanitario per aiutare la comunità a farsi carico e realizzare delle progettazioni in questo senso, che di fatto però esistono. Ne porto solo alcune, cioè quindi alcune progettazioni che vedono la comunità collaborare con i servizi sanitari, sono proprio oltre, con i servizi sanitari nelle prese in carico dei problemi di salute. Voglio fare riferimento a, per esempio, alcune esperienze delle sentinelle sociali in territori, per esempio nella Carnia, ma anche altri, le esperienze di inserimento lavorativo delle persone fragili e disabili, che coinvolgono le aziende nei percorsi di cura e dei percorsi riabilitativi. Tutti i progetti che si stanno realizzando con la rete delle fattorie sociali, che ci offrono una doppia valenza in ambito della salute, nel coinvolgimento di persone disabili e fragili nelle attività produttive,
e contemporaneamente l'offerta sul territorio di città chilometro zero, cibi freschi che rientrano nel progetto di salute richiamato anche previsto dal progetto nazionale guadagnare salute e poi altri. Concludo su questo. Questi sono elementi e progetti che possono trovare implementazione, però richiedono due cose principalmente. Che le professioni sanitarie vengano coinvolte fin da subito sulle organizzazioni delle aziende e quindi già prima che vengano definiti e organizzati tutti i percorsi e questo lo possiamo avere attraverso due modi, dicevo già prima, quello dell'istituire effettivamente servizi delle professioni e con questi prevenire le organizzazioni delle attività aziendali e con il nostro coinvolgimento in tutti quei tavoli regionali dove si realizzano appunto i piani di patologia e i piani assistenziali. Chiudo. Grazie Adriana, adesso sfruttando così il clima di integrazione sociosanitaria nel quale ci hai trasportati, restiamo in tema.